Intorno alle 18 di ieri la comunità religiosa di Polla ha accolto la statua di San Gerardo. L'effigie di nuova costruzione è stata benedetta in piazza Santa Barbara davanti a numerosi fedeli dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca, che ha impartito la benedizione anche ai tanti bambini presenti. L'effigie è stata poi trasportata in processione nella chiesa di Cristo Re. Hanno partecipato alla benedizione e alla Santa Messa centinaia di persone, il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, i componenti del Consiglio Comunale, tutti i sacerdoti ed i frati di Polla ed il maresciallo dei carabinieri della locale stazione Danilo Marzullo. Le celebrazioni di ieri hanno così dato il via ad una serie di eventi legati a San Gerardo, con diverse giornate dedicate ai fedeli di Polla. Si tratta di numerosi appuntamenti sacri che dureranno fino a domenica 18 ottobre. Tra i vari eventi anche la celebrazione della Santa Messa nell'ospedale di Polla e anche la processione dell'effigie sacra nelle abitazioni dei malati e tante altre iniziative. Inoltre, in merito al programma pagano, nel prossimo fine settimana è prevista, in concomitanza con la festività di San Gerardo, la terza sagra della patata a pastone, piatto tipico pollese.